la regione nella ricostruzione non deve più metterci becco, secondo lei? No, la regione deve fare la sua parte, come regione Abruzzo dovrà fare i provvedimenti. Si è detto anche nel documento dei tecnici, no? Dei commissari. Quello che io ritengo inaccettabile, che fra l'altro non rientrava nelle ragionamenti che erano stati fatti col governo, e che resti una struttura di consulenza per la ricostruzione, che non so cosa voglia dire, e che la ragioneria, vale a dire i soldi, passino per la regione. Lo dico questo perché la regione si è mostrata assolutamente inefficace e inefficiente per il numero di persone che ha avuto, e perché è stata fonte di numerosi problemi burocratici. Non si può continuare a sbagliare. Lei ha detto Chiodi via entro il 30 giugno, barca un po' frenato, tempi graduali, se fosse il 31 dicembre? Me ne vado io. Non serve un sindaco a questo punto, si fanno truppe di occupazione, ci sarà un interregno di un commissariamento ulteriore, via. Il governo deve capire che questa città si è espressa attraverso un referendum e la campagna elettorale. Questa cosa io a Barca l'ho detto in campagna elettorale, e per rispetto non ho tirato fuori il documento che io avevo degli urbanisti che davano ragione a me, per cui mi sono sentito, proprio lei è il testimone, e mi sono sentito dire che inventavo le cose quando avevamo ragione, ed è stato riconfermato. Adesso il governo deve decidere, o via il commissario quando ho deciso gli Aquilani, oppure sono pronto ad andare via io. I lavori, i primi in centro questo storico? Questo perché non è un gioco, qui la ricostruzione deve partire. Qui bisogna cambiare la squadra, perché la squadra ha perso tutte le partite di questo campionato. Però Barca ha detto la regione è la regione, fondi europei, programmazione, fondi questo strutturali. Questa cosa, questo vale per l'Aquila, vale per Chieti, vale per Pescara e vale per Teramo, come vale per le rispettive province, Lanciano, Vasto, Guardia Grele, Popoli e così via. Non confondiamo i due piani. Non si confondono i due piani, perché noi mica siamo terremotati, ma mica siamo scemi. Lo dirà anche a Monti questo? Certo, lo dirò a Monti, ma più di questo. D'altra parte, se questi signori restano, o ci deve essere una struttura di consulenza per la ricostruzione, se passa lì non serve un sindaco, questo deve essere ben chiaro, se ne parlerà col futuro governo. Il sindaco non serve più. Sindaco Cialente scatta, come sente parlare, di Regione Abruzzo, di Chiodi, eccetera. Quale sarà il ruolo della ricostruzione con le nuove regole che lei vuole scrivere della regione? Vede, per fortuna la modalità che abbiamo scelto è così pubblica che sta tutto scritto nella relazione che è sul web, dove c'è scritto che la regione che fa in questa regione e farà in questa regione assai di meno di ciò che le regioni hanno fatto nei precedenti terremoti di Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, non può certamente non occuparsi di programmazione dello sviluppo, ad esempio, anche perché gestisce le risorse. Questa città sarebbe una dannazione se la regione fosse fuori dal gioco, perché non arriverebbero certo le risorse, o lo sviluppo di quest'area non sarebbe integrato col resto della regione. E poi discuteremo durante il dibattito, abbiamo ipotizzato che possa occuparsi della gestione finanziaria, valuteremo, che è l'ipotesi scritta nel documento, se questa ipotesi non è condivisibile la cambiamo. Se avessimo deciso di fare, se fossimo stati stracerti di tutto quello che dicevamo, non avremmo adottato un modo così aperto. Raccogliamo le reazioni. Certo è che la funzione di programmazione è importante, e anche questo è il senso di quel comitato scientifico che abbiamo immaginato. La regione non può dimenticarsi, altrimenti si dimentica di questo pezzo d'Abruzzo. Certo, il sindaco ha detto se Chiodi resta fino al 31 dicembre vado via io. Massimo gli piace fare queste grandi battute, lo sa che non è, quindi dice una cosa che sicuramente non si realizzerà, perché non la vuole né il governo né Chiodi, quindi diciamo Massimo può stare tranquillo, non se ne andrà.